In archivio il primo giorno di Orvecellino a Palena. Buonasera, ben ritrovati a Notte Ritiro Primavera, puntata del nostro format, format che vi ha tenuto compagnia anche nelle passate stagioni. Siamo contenti, siamo felici di ricominciare finalmente, si rivede il calcio giocato, finalmente si rivedono i lupi, finalmente si rivede nello studio di Prima TV stasera anche Pietro Negroni di Radio Punto Nuovo. Buonasera Pietro. Ciao Pellegrino, buonasera a tutti. Grazie. Allora vi ricordo che siamo in diretta sul canale 17 del di Digitale Terrestre, canale 119 del di Digitale Terrestre e chiaramente anche su YouTube di Prima TV, tra pochissimo andremo anche a Palena dove c'è Michelangelo Freda in compagnia dei nostri colleghi Marco Ingino e Titti Festa. Ecco, li quali vedo inquadrati e l'ospite d'eccezione stasera è Mister Massimo Rastelli. allora direi proprio di andare, Pietro, no? visto che li abbiamo, li abbiamo già visti inquadrati. Poi tra pochissimo torno anche da te, Michelangelo. Buonasera a te e ai tuoi ospiti. Fa caldo a Palena, innanzitutto. Questa è una cosa che mi interessa perché settimana prossima arrivo io, vorrei capire capire un attimo. Ma la prima, la prima, la Buonasera a te. te Pellegrino e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Allora, si comincia a respirare qui a Pelena, almeno la sera la temperatura è gradevole. Questa mattina, diciamo che l'allenamento si è fatto sotto un sole tremendo, una temperatura di 36 gradi intorno alle 16 di questo pomeriggio. Però, Pellegrino, eh, direi, dimmi tu, posso cominciare a mettere già sotto torchio il mister e anche i nostri ospiti? Chiamoli, salutiamoli chiaramente. Eh, Titti Festa e Marco Ingino. Buonasera, devo dire che avete invitato tutta la redazione di Sport Channel durante l'anno. Tranne me e Marco. Eh, e perché eravate sempre invitano, impegnati. No, eravamo no. in contemporanea. <ride> quindi grazie per l'invito, che segna anche, lo dicevano oggi i tifosi, no? un clima di collaborazione, di serenità, di unità che ben comincia a metà del Ne abbiamo ricevuti tanti anche di questi commenti. E voglio dire, sono un segnale positivo anche da trasmettere. Di di questa unità di intenti da parte di tutti quanti noi, poi è ovvio che la critica ci sarà sempre, ognuno è libero ovviamente di farla. Grazie, comunque, direttore. no, ma noi abbiamo accettato, buonasera a tutti, innanzitutto. Abbiamo accettato con grande gioia, io in particolare, perché quando si va in ritiro con un Titti Festa la cosa che costa di più è la cena siccome <ride> stasera siete ospiti io mi sono fatto scappare l'occasione, però scherzi a parte eh, abbiamo voltato pagina quindi è giusto uh, lanciare dei segnali e spero che tutte le altre componenti si fa tanto parlare eh, inizino anche loro insomma, uh, davvero a ricreare questa compattezza e quell'ambiente che io su cui batto sempre, che in passato ha fatto grande l'Avellino. Dici, dici bene, unità di intenti e soprattutto compattare le varie componenti. E qui abbiamo forse la componente più importante della, del nostro ritiro, ma di quella che sarà la stagione 23-24 dell'Avellino, ovvero Mister Massimo Rastelli. Buonasera, Mister. Ciao Michelangelo. Ciao a tutti, ciao Marco. Allora crede che dire, anche questo possa essere importante dire, per avvicinare un po' tutta la piazza dopo quest'anno abbastanza complicato, voglio dire vedere unità anche tra i giornalisti e vedere un gruppo nuovo in questo momento sono fattori dire, molto importanti. No, ma credo sia fondamentale perché ti ripeto abbiamo affrontato questo argomento in, in tante circostanze partire da una nuova stagione dove si cerca veramente di mettere una pietra sopra su quello che è stata la passata stagione cercare veramente di creare da, dai primi giorni di questo, di questo ritiro una forte identità una forte volontà da parte di tutte eh, di tutte le componenti no? sia noi diciamo, addette ai lavori interni al gruppo lavoro ma anche a voi giornalisti a, ai tifosi cercare di, di creare quel clima sereno dove ci possa permettere di dare anche quel qualcosa in più e soprattutto per i nuovi arrivati per i nuovi calciatori dove sanno di essere arrivati in una piazza di grande tradizione una piazza di grande passione una piazza dove se le cose vanno in un certo modo veramente ti, ti fa sentire importante e io ho avuto il piacere e la fortuna di, di provare tantissime belle, belle emozioni cerco naturalmente di trasmetterle anche nei primi giorni di di questo ritiro a, ai giocatori, non solo naturalmente ai nuovi, ma anche a chi comunque ha vissuto quegli otto mesi con me la passata stagione, cercando veramente da parte di tutti noi un riscatto di, di quella purtroppo di quella brutta immagine che abbiamo. Torniamo in studio, torniamo in studio, tra pochissimo torneremo a Palena e allora Pietro, mister Rastelli già parlava di unità di intenti, chiaramente e soprattutto di riscatto, perché ci sono alcune paroline magiche che abbiamo ascoltato in questa pre-season, la prima è ambizione, l'abbiamo no? ascoltato tante volte il direttore Giorgio Perinetti e adesso riscatto chiaramente da parte di mister Rastelli, però mi sembra di capire che l'ambizione e il riscatto passino da una campagna acquisti oculata, diretta, precisa e soprattutto in tempi non dire sorprendenti, ma poco manca. Mi ha anticipato perché avrei aggiunto la parola tempistica a tutto il tuo discorso, che non fa una piega nella misura in cui quello che stiamo vedendo è quello che probabilmente pensavamo e speravamo di vedere, perché in queste prime due settimane e qualcosina, spiccioli di mercato, abbiamo visto un Avellino finalmente protagonista. Abbiamo visto un avellino diverso anche dal punto di vista dell'immagine che ha dovuto anche ricostruire, se vogliamo, non solo per, dopo i risultati sul campo dello scorso anno, ma anche per quella parentesi Salvini che aveva seguito la chiusura del, del campionato disastroso, poi la scelta di Perinetti, che probabilmente ha, fatto, ha, fatto copri, ha coperto ecco, tutto quello che c'era da, da coprire, almeno per il momento. Poi ad ambizione a riscatto, che sono due concetti astratti, andranno uniti i fatti, che sono poi la cosa più concreta del mondo. Senti, io ti voglio fare una domanda un po' cattivella, chiaramente col massimo rispetto no, per, per il direttore Ernesto, eh, Ernesto Salvini che sarebbe stata comunque una figura importante per, per l'Avellino, però insomma il fatto che sia andato via Salvini, sia arrivato per Perinetti circondato da vari collaboratori per Francesco Strano, Luigi Condò Mario Aiello non voglio dire che l'Avellino sia andato meglio sia andato peggio, però secondo te eh, forse non tutti i mali vengono per noi cioè, questo è il proverbio è giusto? No però a parte questo beh, Giorgio Perinetti non credo abbia bisogno di presentazioni L'hanno detto davvero tutti Fino, fino adesso, nel, nell'ultimo mese Credo che però sia stata fatta una scelta eh, In principio La società ha fatto un sondaggio Di fatto con Ernesto Salvini, molto concreto eh, Anche pagando forse quei 15 giorni Probabilmente sì eh, Dal punto di vista dell'immagine Anche delle tempistiche Torniamo anche su questo tasto Però poi ha fatto una scelta Prima la squadra quindi, priorità alla squadra, eh, il resto non è secondario, però è un qualcosa che in questo momento storico, dopo una stagione così, eh, diventa collaterale. Eh, quindi, l'organizzazione del settore giovanile, che è una cosa importantissima, lo sappiamo bene, tutto il resto diventa importante se lo è la prima squadra che deve raggiungere un determinato risultato eh, c'è una sensazione, magari, non di olin. Però ci siamo molto vicini, e questo, magari, sarà anche un tasto da toccare con Massimo Rastelli, perché credo che anche lui eh, sia consapevole della, della pressione che ha sulle sue spalle dopo una stagione così e dopo una serie di campionati che chiaramente eh, lo hanno visto non, a, non seguire le orme di campionati come quello fatto con il Cagliari o con l'Avellino stesso. A proposito di calciomercato Pietro, perché poi eh, chiaramente tante entrate eh, in tempi, come dicevamo, eh, record, c'è cioè da fare i conti con le uscite. Eh, Garetto Ceccarelli, Murano, Auriletto ufficializzato oggi, ma tra l'altro sono in chiusura praticamente Franco alla Touris che si ufficializzerà domani. A titolo definitivo firmerà un, un biennale. Dopodomani dovrebbe essere il giorno di Richard Marconi al sorrento. Quindi mi sembra di capire che. Già sei uscite non sono poche, bisognerà fare ancora tanto altro, però, siamo più o meno in linea no? con le entrate e le uscite. Diciamo considerando i 29 da cui eravamo partiti, in questo momento saremmo 32. Con nove acquisti e sei cessioni, poi è chiaro che ci sono tanti piccoli movimenti. Ci metto anche i guadagni verso la Lucchese, Iannes Algubbio, Quanute che magari può andare al Monopoli, con tempi forse, leggermente più lunghi, però vediamo anche quanto, quanto c'è da, da aspettare. Mikoski stesso al Taranto. Che sembra. Una telenovela di mercato non da poco, ma che è destinata a chiudersi nei prossimi giorni, vediamo quello che può succedere. Fatto sta che la sensazione, quantomeno che come sono arrivate in maniera piuttosto rapida, eh, le trattative in entrata e anche le, le ufficialità, e questo è stato l'ennesimo segnale, forse il primo segnale anche e soprattutto per i tifosi, arrivino anche quelle in uscita, eh, con eh, anche trattative lampo, se vogliamo, almeno per quelle che erano state le indiscrezioni, ad esempio su, su Auriletto, che per un attimo sembrava potesse rimanere. In, in rosa per un'uscita di Moretti in direzione Serie B, e poi invece alla fine è venuta fuori un'offerta della vita del Renate: triennale, più opzione per il quarto, per un ragazzo comunque classe 98, credo che sia eh, più che sostanziosa stare attenti anche a questo no? perché il mercato finisce il 31 di agosto c'è ancora circa un mese e mezzo di tempo quindi bisogna preventivare anche eventuali assalti no? ai giocatori dell'Avellino, anche se insomma la società bianco-verde ha le idee piuttosto chiare credo che anche un calciatore dell'Avellino oggi guardando un po' questo tipo di organizzazione possa resistere ad eventuali sirene di, di calcio mercato eh, non voglio anticipare qualche tema che poi tratteremo forse magari anzi sicuramente con mister Massimo Rastelli però ti chiedo quanto e se ti ha colpito a questo Punto, diciamo la valutazione di Vincenzo Plescia in ritiro era sulla lista dei partenti inizialmente. Quanto ha influito secondo te Luigi Condò? Tanto, secondo me, tanto perché la miglior stagione della carriera, il classe 98, l'ha fatta la Vibonese quando Condò lo scelse. Quando era a Renate di proprietà del Renate, da lì lo ha preso l'avellino poi a titolo definitivo con un contratto obiettivamente molto molto importante, forse anche troppo per quelle poi che erano le, le qualità finora espresse, quantomeno dal calciatore che avrà un'altra opportunità, salvo sorprese, perché il mercato è molto lungo e anche per motivi di lista. Magari apriremo anche questo tipo di discorso. Eh, tutto può succedere di qui fino al primo settembre, però è un calciatore eh, che magari ricorda per caratteristiche anche quelli che hanno fatto grande eh, Massimo Rastelli all'Avellino, pesante lì davanti. Centravanti a Riete d'aria di rigore. Che nei due, in questo 4-3-1-2, pensato da Massimo Rastelli. Chissà potrà essere d'aiuto con la consapevolezza, però che c'è una folta concorrenza e soprattutto con l'arrivo di Lorenzo Sgarbi quest'oggi, che è stata la nona entrata ufficiale. Siamo in otto, compreso Russo per tre posti. Il lista a proposito di Plescia voglio metterti in difficoltà perché sappiamo che. Quest'anno la lista è di 24. Non si conta Pizzella perché ha i due anni nel settore giovanile dell'Avellino, quindi insomma Pizzella fa un po' quello che, che gli pare. E sono 23 gli elementi al momento in casa Avellino, no? in lista. Chiaramente arriverà un difensore centrale. Saranno 24 e lì bisognerà fermarsi no? perché il limite appunto è di 24. Però, che succede? Se Lavellino vuole fare un altro difensore centrale, e c'è bisogno per forza di un'uscita tra tutti questi riconfermati. Diciamo. Qual è il tuo pensiero, il tuo punto di vista su questa situazione? Eh beh, il pensiero è molto, molto facile, secondo me, lo facciamo anche a microfoni e telecamere spente: l'unico reparto in questo momento in overbooking è, è l'attacco perché sono otto elementi per tre, io credo che al mister Rastelli possano anche bastare 7 per 3 posti eh, considerando i 2-3 quartisti e quattro, quattro punte che poi in realtà sono diventate cinque con, con Sgarbi eh, però Plescia potrebbe essere l'indiziato numero 1 a uscire qualora invece eh, si puntasse su una, una soluzione diversa che potrebbe essere anche una cessione a sorpresa che nel mercato estivo non è mai, eh, non è mai giusto escludere eh, poi il mercato a centrocampo e in difesa io credo si possa muovere poco perché poi alla fine se esce un centrocampista ne deve entrare un altro, vedi Maisto, Matera attenzionati dal Monopoli in difesa il discorso è il medesimo se prendi un centrale esperto sono in quattro con Moretti, Mulè e Benedetti però quel centrale lo devi prendere per forza e credo che anche la risposta di Giorgio Perinetti a un tifoso a Venticano sia stata emblematica in, in tal senso anche molto simpatica e questo è anche indice del clima che si è creato, mi hai dato un'idea <ride> ovviamente il direttore Perinetti ci sta lavorando da parecchio tempo Invece c'è una variabile che è quella di Lores Varela, no? un ragazzo uh, a grande qualità, sicuramente uh, un'ottima tecnica che però negli ultimi anni sia nel Peñarol sia nel Cittadella ha giocato molto molto spesso da mezzala, chiaramente una mezzala offensiva, una mezzala che gioca a piede invertito quindi giocherebbe a mezzala destra, lui che è mancino, eh, può scombussolare secondo te un po' i piani sia in chiave mercato dal punto di vista numerico nella batteria dei centrocampisti eh, sia poi in quello che sarà veramente il campionato dell'Avellino con Varela che puoi spostarlo un po' dove ti pare. Diciamo però che se inserisci Varela nella batteria dei centrocampisti anche nella singola partita, però mi aspetto che dall'altra parte, che l'altra mezzala, quella mancina, sia uno di sostanza che sì, D'Angelo forse è l'unico in questo momento che sia sì, a qualità, ha gol nelle gambe, a grande fisicità, secondo me essenziale nel centrocampo che sta venendo fuori eh, per quanto riguarda Lavellino, perché Dall'Oglio e, e Palmiero sappiamo sono due dal passo cadenzato, molto lenti in, eh, in alcune circostanze, ma allo stesso tempo comunque hanno, insomma, hanno dalla loro un tiro della distanza piuttosto notevole, D'Angelo... Non è un velocista, lo conosciamo, quindi a quel punto potrebbe essere necessario un centrocampista con caratteristiche diverse. In tanti, hanno fatto il nome di un simil carriero, ecco, mi unisco anche io a questo punto all'elenco. La cosa certa è che sta nascendo un averino molto molto tecnico di, di grande qualità in mezzo al campo. Siamo pronti per tornare a Palena. E allora Michelangelo, eccoti qua, con Mister Rastelli, prego. Eccoci come vedi un'atmosfera romantica si è venuta a creare. Parlavamo di un clima disteso ed eccoci qui a lume di candele, come vedi siamo qui schierati tutti quanti noi, spiccatitti in vestita di, di verde. E comunque scusate il contrattempo che si è venuto a creare. Allora entriamo un po' nel vivo della puntata, vado a porgere la prima domanda a Mister Massimo Rastelli, poi passo anche il microfono ai colleghi. Allora, mister, stiamo vedendo questo nuovo gruppo che si è venuto a formare, volevamo sapere anche da parte degli altri colleghi, lei come reputa finora il mercato dell'Avellino fino a questo momento e soprattutto eh, il rapporto che si è venuto a creare con Giorgio Perinetti? Allora, innanzitutto finisco un attimo il, il, il pensiero di prima dove eh, volevo dire che noi abbiamo veramente bisogno che si crea quell'entusiasmo intorno a noi. Eh, poi è chiaro che questo entusiasmo dobbiamo essere bravi noi a, a continuare ad alimentarlo giorno dopo giorno, settimana dopo settimana attraverso prestazioni e risultati. Per quanto riguarda la domanda che mi hai fatto con, con i direttori, perché con Giorgio ma anche con Luigi Condò, eh, si è creato subito un ottimo feeling, naturalmente eh, è stato molto semplice perché comunque Giorgio... Direttore di grandissima esperienza, persona molto pacata, dove naturalmente eh, c'è stato un confronto continuo dai primi giorni in cui ha messo piede ad Avellino. Ci siamo confrontati un po' su quello che era stato, naturalmente cercando di, di avere le idee molto chiare su quelle che erano le caratteristiche per cercare di, di, di migliorare quelle, quelle situazioni e quelle caratteristiche che magari potessero servire, possano servire per il tipo di calcio che, che vorrei fare. E quindi ci siamo sentiti molto spesso. Dove, naturalmente, abbiamo messo a punto un po' quelle che erano le mie idee. Ci siamo confrontati, i direttori hanno lavorato alacremente in, in queste settimane. E quindi per venire anche a quella che è la tua domanda su, sulla soddisfazione del, del mercato, diciamo che i. Alcuni obiettivi che ci eravamo prefissati sono stati raggiunti, come il portiere, come, come il, il play, come i trequartisti. Eh, sicuramente sono stati acquisti eh, importanti per la categoria, per una piazza come, come Avellino. E naturalmente mancano ancora dei tasselli, e poi ci siamo riservati eh, di valutare anche il ritiro, tutto l'andamento di questa fase, e, e poi darò anche delle indicazioni per cercare di, di migliorare o comunque di andare a, a, a riempire l'organico nei, nei, nei ruoli, nei doppi ruoli soprattutto cercando di, di mettere qualche, qualche elemento, qualche caratteristica che magari mi accorgo che possa, possa venire a mancare Ok, quindi in corso d'opera si faranno le solite sì, valutazioni? Sì, comunque manca ancora un mese e mezzo alla, alla chiusura del mercato come sempre succede, l'importante era avere una buona ossatura per poter fare questo ritiro perché, come ho detto anche nella conferenza stampa di, di metà giugno, questo è il momento più, più importante perché ripeto, non c'è l'ansia, non c'è lo stress, non c'è eh, diciamo, la, 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 la stanchezza o comunque la paura delle, delle partite. Quindi, eh, i calciatori sono delle spugne, riescono ad assorbire molto più facilmente quelli che sono insomma, i dogmi, quelli che possono essere i principi che un allenatore vuole dare alle proprie squadre. Quindi, avere già una buona base mi permette di poter fare un, un buon lavoro. E poi, se da qua alla fine dovessero arrivare altri elementi, per loro sarà più semplice integrarsi, eh, perché saranno accompagnati da, dagli altri, dove già hanno assorbito diciamo, i, i principi che, comunque, in queste settimane cercherò di dare. Ecco quindi appunto si riparte finalmente con una preparazione diciamo al completo soprattutto per lei non in corso d'opera. Io in questo momento Titti noi stavamo analizzando appunto anche oggi pomeriggio un po' quello che era la squadra, in tanti ci parlavano appunto del difensore e quant'altro. Tu fino a questo momento che valutazione andresti a dare appunto al mercato e secondo te quanto è completa questa rosa? Poi ti do anche il microfono in modo tale da porgere una domanda a mister Rastelli. Um, io credo, l'abbiamo detto anche spesso nelle nostre dirette, che è stato fatto un ottimo lavoro perché c'erano anche tante uscite che, hanno, che pesavano e rispetto all'anno scorso è cambiato lo scenario, non si è badato solo a, a liberare i giocatori e poi a prenderne altri, ma è stato fatto secondo me un ottimo lavoro, mancano probabilmente uno-due difensori centrali, un centrocampista secondo me di quantità, però poi vorrei sapere il mister che cosa dice ed eventualmente un attaccante nel momento in cui, come ha detto Rastelli, saranno fatte delle valutazioni sui singoli, penso a Plescia, e quindi eventualmente eh, si prenderà qualcos'altro lì davanti, forse Marco è convinto e credo che abbia ragione che eh, il direttore Perinetti voglia tre attaccanti importanti e di qualità. Uh, volevo fare una domanda al mister Premettendo che è importante quello che lui ha detto su Perinetti Perché forse, apro solo una parentesi sul passato Perché ci siamo promessi che non ne parlavamo più Anche nelle nostre dirette Io penso che bisogna guardare al presente e al futuro Stare continuamente a rivangare il passato non serve Però una figura come quella di Perinetti per Rastelli è importante Perché... Uh, al di là di tutte quelle che sono le colpe del mister, e lui sa alcune, gliele, gliele ho dette anche personalmente, um, lui è stato troppo lasciato solo da marzo in poi uh, per una serie di motivi che non ritorniamo: le, il mercato, la dirigenza. E quindi a me umanamente è anche molto dispiaciuto questo Rasselli solo un po' contro tutti come un pugile sonato che si veniva a prendere sempre le mazzate in sala stampa. Questo per i non succederà più perché Perinetti è una figura forte messa dalla società eh, non solo per fare l'ottimo lavoro che sta facendo Costrano e con, con sul mercato ma perché sarà quello che secondo me parerà sempre i colpi nei momenti di difficoltà che mi auguro saranno pochi ma soprattutto eh, farà da mediatore giusto ed equilibrato perché l'abbiamo visto in conferenza, lo continuiamo a vedere anche quando parliamo, una persona dotata di grande ironia e grande esperienza. Al Mister volevo chiedere, allora, premettendo che io lo vedo diverso, e glielo ho detto anche prima, lui sorride, glielo ho detto anche prima, gliel'ho detto anche stamattina, lo vedo diverso nel senso che lo vedo molto concentrato, molto, pure quando parla con te sta pensando a tutta un'altra cosa, sta pensando all'allenamento che deve fare domani. Quindi Mister, volevo chiederti, eh, immagino che tu sappia che hai tanti tifosi che ti aspettano al barco, tanti altri che hanno fiducia in te. Ed è innegabile dire che per te questa che si profila con una squadra importante come quella che sta nascendo è una grande occasione di rilancio per Rastelli, non solo allenatore dell'Avelino ma credo allenatore in generale. Quindi forse immagino, conoscendoti un poco, che questa, questa grande riflessione che hai, questa grande voglia e motivazione di riscatto, perché i tifosi che chiedono a Rastelli a voglia di riscatto, ragazzi, significa che non conoscete proprio il genere umano, eh, non so se è giusta questa impressione che ho nei tuoi confronti. No, io rispetto naturalmente che la, la, la tua sensazione, io naturalmente sono molto consapevole del mio ruolo, sono molto consapevole di cosa mi aspetta, sono molto consapevole eh, del ruolo che svolgo e soprattutto del, eh, di, di quello che devo fare, dei risultati che devo ottenere, del eh, cosa devo riuscire a trasmettere ai miei calciatori. Eh, quindi questa consapevolezza naturalmente... Uh, mi fa avere un atteggiamento uh, di grandissima concentrazione perché è il mio lavoro, lo voglio fare al massimo, l'ho sempre cercato di farlo al massimo. Uh, non sempre, come si dice, le ciambelle sono riuscite col buco, per me comunque essere ripartito da Avellino, dal uh, da ritiro, significa comunque avere una grande opportunità perché... Eh, ho la possibilità di lavorare una grande piazza, in una società comunque ambiziosa, eh, con i direttori che mi stanno dando una mano per cercare di, di accontentarmi su quelle situazioni che ci possono migli far migliorare, soprattutto rendere, mettere quelle caratteristiche che a me piacciono. E, e quindi sono totalmente concentrato sul lavoro perché questa mia voglia di riscatto, questa mia rabbia che ho accumulato in questi mesi, naturalmente cerco di trasmetterla anche ai miei calciatori. Adesso um, continuiamo Andrea? Allora uh, direi, chiedo scusa al direttore Ingino, di andare un attimo in pubblicità perché è ritornata la corrente eh, da noi, luce fu. È, è, è vero, è molto romantica, però adesso possiamo come dire, metterci a modo di salotto, quindi andiamo un attimo in break pubblicità, Angela, ci sistemiamo Angela. e ritorniamo appunto per sentire. Ci sì. fermiamo, ci fermiamo, andiamo, andiamo un attimo in pausa e poi torniamo, sì. Ma che, che cosa devo parlare? No, no, no. Rieccoci, siamo ritrovati a notte ritiro, sempre in compagnia di Pietro con Studio. Pietro, insomma, andiamo un attimo a Palena perché c'era la domanda in sospeso da, di, di Marco Ingino e poi torniamo, torniamo per la tua di domanda, Mr. Massimo Rastelli. Allora andiamo a Palena, Michelangelo per la domanda di Marco, lo vedo già pronto col microfono. Eh. Marco, sì, sì, sì. Sono Stavamo discutendo anche della regina che è stata estromessa e di quello che può succedere con il Perugia, perché è proprio di questi minuti, insomma, il verdetto del CONI, però per tornare ai nostri eh, fatti, innanzitutto che cosa manca a questa squadra per quanto mi riguarda manca ancora uno barra due difensori un centrocampista un attaccante perché dipende sempre da dove vogliamo arrivare siccome io ritengo che quest'anno dobbiamo ulteriormente dove dobbiamo arrivare per andare dove vogliamo andare per dove dobbiamo andare non lo so come ci dobbiamo vabbè eh, secondo me la Sicella va alzata anche dal punto di vista eh, qualitativo. Non che adesso non siamo già competitivi, però se vuoi fare un campionato importante, eh, devi avere anche dei ricambi. In... Forti, insomma, eh, Catanzaro, Ternana, Bari, Docet, quindi qualcosa manca, ma qualcosa lo sa pure Perinetti, no? che manca sempre detto mi riservo 2-3 caselle per il mercato di agosto perché tutto può succedere, l'obiettivo secondo me è questo. Allora, una domanda, io vado subito sul eh, mercato pensando che, eh, ecco la regina, fuori. Non lo so, si è parlato anche di eh, Cionec, non ti chiedo se Cionec è interessa, interessa all'Avellino, ma può essere Cionec un profilo da Avellino? Cioè ci potrebbe stare nel tuo contesto di 4-3-1-2 che hai provato anche oggi? Quello che ti posso dire è che sicuramente con... No, abbiamo ah, no, siamo... quello che ti posso dire è che con uh, l'uscita di Euriletto è chiaro che anche dal punto di vista numerico uh, c'è bisogno di un, uh, di un altro centrale in entrata quindi abbiamo già discusso con, uh, con il direttore quindi vaglieremo vari profili per cercare di, di mettere quello più adatto in base anche a quelli che abbiamo già in, uh, in rosa in modo da potersi sposare bene e, e creare comunque una, una linea difensiva di grande affidabilità però lo conosci c è, c è. C è, lo conosco. a che assomiglia? Ma l'hai eh, avuto? Assomiglia. Eh? L'hai avuto? A no, 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 no. Però ha sempre affrontato negli anni mm. in A e in B. Comunque è un giocatore di grandissima esperienza, giocatore molto molto cattivo, ma nello stesso tempo molto molto aggressivo. Mi dà l'idea un po' del, di Leo Criaco quando abbiamo vinto ecco. il campionato del 2005. per per farvi capire un po' le caratteristiche, certo che lo conosco, quindi stiamo parlando di un giocatore importante, eh. non più giovanissimo, ma che comunque si, si fa ancora rispettare. E proprio approfittando della domanda del, <ride> mercato del direttore dal nostro salotto di Palena, mi viene da domandarle: non chiedo il nome, però che caratteristiche deve avere il centrocampista che vorrebbe? Nell'Avellino come valore aggiunto, perché Titti parlava di centrocampista di quantità, io ragiono su un incontrista, mettiamola così come poteva essere un carriero, per ricordarlo, ai tifosi come tipologia di giocatore. Lei, secondo qual è il suo punto di vista per il centrocampo? Qual è l'ultimo tassello che si potrebbe inserire? Allora, non dimenticate che noi ad oggi abbiamo sei centrocampisti. Sì. Va bene, e quello che ho detto fine mercato di gennaio lo ribadisco soprattutto con l'arrivo poi di, di palmiro a maggior ragione è un centrocampo ad oggi se fosse al 100% di tutte le eh, possibilità eh, fisiche eccetera eccetera è il centrocampo diciamo completo di caratteristiche perché tu hai mazzocco che comunque è il giocatore che ti garantisce quella quantità ti garantisce quella fisicità Uh, così come comunque te lo, te lo garantiscono Matera e anche Dall'Olio, che sì. Dall'Olio pur essendo un giocatore comunque molto tecnico però è un giocatore anche di sostanza. Uh, lo stesso Palmiero che naturalmente uh, conosco molto bene e a vederlo anche in questi giorni è un giocatore che non sarà un 90, non sarà un 80, ma è un giocatore molto tignoso, un giocatore che è comunque è molto aggressivo e ha quelle caratteristiche che naturalmente avevo avevo chiesto eh, abbiamo sicuramente D'Angelo e Maisto che sono i giocatori dal punto di vista diciamo tecnico dal punto di vista anche della, eh, della dinamicità tra virgolette un po' più leggerini va bene? magari meno bravi nella fase di, di contrasto ma hanno quelle caratteristiche che piacciono a me, che si buttano negli in spazi che vanno a chiudere l'azione cercando di garantire qualche, qualche gol in più in quel reparto per me fondamentale poi in questo ritiro vedremo anche le condizioni di alcuni elementi di questi elementi che abbiamo visto, che ho, che ho nominato, eh, per valutare anche la loro condizione perché si stanno portando dietro delle situazioni già dalla passata stagione faremo. Valutazioni col direttore e vedremo se c'è da aggiungere qualche altra Così non c'è niente da fare, dribbla eh, <ride> in qualsiasi modo. Io non riesco a fare è, è perché poi sa argomentare bene anche il discorso. Sì, il mister è la verità: legge, Ormai legge, tra le ci portano eh, esatto, a prendere tutto. il sale, come si dice, sì, quindi sì. il centrocampo. Fare... La... Eh, allora, Perinetti c'ha l'ironia perché ti prende per il sedere. Scusate, alla grande cioè almeno con me si diverte un po', pure con Marco si diverte tantissimo. Il mister ha la filosofia allo stato puro quindi notizie. però tienem... beh, Io, io ti spiego la tecnicamente ti... tecnica, te� però Conek come criaco mi piace molto. Secondo me i tifosi si stanno convincendo che nonostante. Ma magari come se la cava vediamo come se la cava con la domanda di Pietro, anche qui dallo studio, è anche una mia, in realtà, senza dimenticare, a proposito di centrocampo, che c'è anche Varela che ha giocato molto spesso mezzala. Sicuramente una mezzala offensiva, una mezzala che potrebbe giocare piede invertito, però. Nel caso ci sarebbe, ci sarebbe anche lui. Eh, facciamo due domande insieme perché poi è difficile ritornare in studio. Io volevo chiedere al mister, al di là del reparto offensivo chiaramente, adesso non vado a dire chi sono, chi saranno i titolari perché non posso saperlo, però mi incuriosisce molto capire in un un'eventuale coppia d'attacco Marconi-Paterno chi secondo la sua idea mister è più prima punta, chi invece deve fare un po' più il lavoro sporco. Tra i due. Questa è la mia domanda. Pietro, prego. Mi unisco alla tua dal punto di sì. vista tattico, visto che si è partiti con un 4-3-1-2 abbastanza chiaramente, sotto tutti i punti di vista. Mister, eh, se questo sistema di gioco, visto che in tanti hanno parlato anche di, di 3-5-2 nel recente passato, di un suo possibile ritorno a questo sistema di gioco, se il 4-3-1-2, se il suo cambio anche di visione in vista del prossimo anno, sia figlio anche della, della sua voglia di riscatto e anche di un atteggiamento diverso che abbiamo già visto anche in alcune esercitazioni tattiche difensive. Con il terzino destro ad attaccare il possibile esterno offensivo avversario la, e la difesa che, che, che scivola in copertura, se tutto questo è figlio anche di un atteggiamento diverso che si vuole avere nel corso della stagione anche per imporsi caratterialmente e tatticamente sugli avversari, in, in principio. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, eh, tutti e due, sia Marconi che, che Paterno, sono giocatori che possono fungere sia da raccordo quindi venire incontro a giocare tra le linee perché sono tutte e due bravi a fare quel tipo di lavoro e nello stesso tempo giocare più da, da prima punta naturalmente eh, Michele Marconi eh, è più magari ti può dare un po' più riferimento mentre Patierno allo stesso tempo ha quelle caratteristiche anche da seconda punta quindi come dicevo prima può essere bravo a fare un po' da raccordo ma nello stesso tempo come ha fatto negli anni passati fungere anche da, da prima punta con, con Marconi se dovessero giocare insieme con Marconi che viene a fare un po' da raccordo e poi abbiamo messo un'altra caratteristica che mi piace tantissimo che è quella di Sgarbi, cioè quel giocatore non solo che ha la giusta fisicità per un attaccante, ma è uno che attacca alla profondità, attacca gli spazi, è molto veloce nonostante sia, sia molto alto ed è una caratteristica che l'anno scorso diciamo, ci mancava o che doveva darcela qualche altro giocatore ma non è, riuscita, non è riuscita a darla. Per quanto riguarda il sistema di gioco è solo un sistema di gioco che conosco molto bene, l'ho fatto ad Avellino nell'anno della promozione, l'ho fatto a Cagliari nell'anno della promozione, quindi è un sistema di gioco che a me piace tanto perché mi permette di, eh, di poter essere comunque eh, molto aggressivi, soprattutto quando andiamo in avanti ed è una cosa che mi, che mi piace tantissimo. Uh, sapendo che in ogni sistema di gioco l'equilibrio è fondamentale, quindi non pensare che giocare con 4-5 punte si, vince, si vincono le partite facilmente, ma sapere di poter essere sempre propositivi, come comunque lo siamo stati in gran parte l'anno scorso, perché questo non lo dobbiamo dimenticare. Noi abbiamo sempre cercato, sempre cercato di dare la mentalità di una squadra che attaccasse in avanti. E quel particolare, che da ottimo osservatore hai fatto notare, quella della della slegata del terzino su, su un esterno di solito è su un quinto avversario dove naturalmente eh, andiamo a rompere la linea proprio per andare a pareggiare poi eh, in mezzo al campo e avere più riferimenti possibili e ci cioè andiamo a giocare l'uno contro uno con i nostri centrali senza paura soprattutto quando siamo in avanti quando siamo nella metà campo offensiva. Poi, quando difenderemo negli ultimi 25 metri, 20 metri, naturalmente ci, lì c'è un atteggiamento diverso, più collaborativo tra i reparti. E quindi stiamo iniziando piano piano a mettere queste idee, questi principi, per far sì che i ragazzi, eh, in ogni fase della partita, riescano a riconoscere come si, si devono comportare. Può dare altre promesse dalla studio? Pellegrino sì, sì, chiedevo al mister se questo modulo può ridare smalto e può far ritrovare la, la propria dimensione anche a Marcello Trotta. Marcello Trotta, ma ti ripeto: non, non c'è un sistema di gioco vincente. Eh, è chiaro che nel scegliere questo abbiamo anche cercato gli interpreti giusti, sapendo che avevamo degli elementi che sarebbero rimasti e che potevano sfruttare al meglio le loro, le loro qualità, le loro caratteristiche all'interno di questo sistema di gioco. Poi, ti ripeto, sarà il campo che dirà quali saranno i risultati, sono sempre pronto a poter cambiare all'interno anche della stessa partita, perché nel calcio di adesso, lo sapete, non, non si può pensare di iniziare una partita in un modo e di finirla allo stesso modo, perché ci sono anche delle situazioni, preparare le partite in un modo, dopo 5 minuti le cose possono andare in maniera diversa da come l'hai preparata. Quindi avere anche giocatori all'interno come lo stesso Varela, come può essere Russo, può essere anche d'amico, cioè giocatori che ti permettono anche di poter cambiare sistema di gioco a partita in corso, questo per me è importante, quindi è una cosa che anche ho chiesto al direttore di avere anche giocatori duttili che non sappiano solo interpretare un solo ruolo. No? Pellegrino giustamente diceva Di Varela, un giocatore che ti può fare anche la mezzala, l'ha fatto eh, nel recente passato, è un giocatore con caratteristiche nuovamente... Molto più offensive, un po' simili ad Angelo, ci, ti può dare quella qualità in, in, un, in un ruolo diverso da quello che magari in questo momento è stato stato pensato eh, per farlo venire da Pellini. In caso di emergenza o di necessità, o, sai, il campionato è lungo, ci sono tante situazioni, ma deve essere bravo eh, accoglierle e cercare di dare subito una soluzione alla squadra, come è stato un po' insomma dieci anni fa quando ho deciso di far giocare De Angelis trequartista eh, con Biancolino e Castaldo è stata un'intuizione del momento eh, dovuta alle difficoltà eh, perché partimmo in, quel, in quella fase col 4-4-2 vedevo che la squadra pur facendo comunque risultati e stando tra le prime ma comunque il gioco era stentato quella, quella, quella situazione ci ha permesso poi di vincere il campionato non dico in carrozza ma insomma in, in grande crescita Ecco, io eh, approfittando appunto delle sue spiegazioni, mh, la mia curiosità eh, va dal regista al trequartista. Lei come intende. Mettere queste due figure in campo, talvolta si parla anche di un regista avanzato nel calcio attuale, si ha la possibilità di giocare con due registi in mezzo al campo. Quindi questa è la mia curiosità principale. Lei come vuole che i due, il regista e il trequartista vadano a comunicare durante la partita e soprattutto che caratteristiche di gioco devono avere più uh, palleggiatori finalizza finalizzatori o <coughs> anche come giocatori di sponda? Ma è, è, è chiaro che ogni, ogni ruolo poi è, è molto legato all'altro, nel senso che eh, non c'è un ruolo che, che è indipendente. Eh, cerchiamo attraverso il nostro sistema di gioco di, di creare quei presupposti affinché i ragazzi riconoscano lo spazio, perché quello è fondamentale. Nel eh, momento in cui noi cerchiamo di riconoscere lo spazio dove ci sia fluidità di movimento, dove non ci sono... Delle, delle giocate de codificate, no? lavoriamo su principi, naturalmente proviamo anche delle giocate de de codificate, ma sono più che altro la, mh, situazioni che durante una partita si possono più frequentemente verificare no? e quindi le ripeti con una certa assiduità. Ma io voglio il calciatore che sappia leggere il gioco, sappia capire dove si deve andare a smarcare. Il trequartista e il, il, il play naturalmente sono due ruoli importanti, come lo sono anche gli altri perché ti ripeto: il, il play è quello dove naturalmente devi cercare di dare un po' di geometrie, ma se ti mettono uno attaccato a, alle calcagne che fai? Non giochi più col play, allora magari lo puoi allargare un po'. Si abbassa un'altra mezzalla con delle rotazioni, vai a creare delle soluzioni di passaggio diverse. E il trequartista per me è il giocatore in più, è il giocatore dove. Uh, deve capire dove può andare a finire la palla, dove può smarcarsi, dove andare a creare quella superiorità. Quindi è il giocatore dove deve avere una grande, uh, come ossere, um, de delle grandi letture. Sotto questo aspetto perché lui mi può dare l'ampiezza, mi può giocare tra le linee, mi può attaccare la profondità, soprattutto quando poi arrivi negli ultimi 16 metri e quello che ti può arrivare al rimorchio ed è difficilissimo da marcare. No? Chi arriva da dietro è difficile che la linea difensiva, che comunque tende a difendere la porta, soprattutto se la seconda linea viene, viene coperta un po' meno, il giocatore può, può fare molto male. Spazio, Quindi, al, al mio trequartista, io chiedo grandissima libertà, non ha grandi vincoli se non quella di legare comunque il gioco e di fare da 3 di 1 on tra centrocampo e attacco quindi deve essere un giocatore che sa giocare tra le linee che sappia rifinire quindi nel momento in cui riesce a girarsi e a puntare alla difesa avversaria sappia naturalmente eh beh, è un po' come una serie tv degli ultimi anni no? ti lascia con quella, quella parola poi alla prossima, alla prossima puntata No, molto interessante, tra l'altro, quello che stava dicendo mister Massimo Rastelli. Anche per, anche per il povero Michelangelo è soltanto sfortuna, visto che c'è un blackout sì. continuo a Palermo. Infatti <ride> sì, sembra che stiano facendo serata con queste luci che si accendono e, e si spengono. Eh, volevo leggere qualche commento, perché ce ne sono davvero tantissimi sulla nostra diretta YouTube. Germano De Napoli, ecco cosa bisogna fare. Sinergia tra i vari addetti ai lavori, unità a tutti i livelli, solo così si va avanti. Gioele, buonasera la splendida Titti, al condottiero Massimo Meridio Rastelli, Forza Lupi, tutti uniti GDR, Pietro Riccardo, tutti uniti, mi raccomando, stasera si inizia col botto che sia un nuovo inizio Forza Lupi da Livorno nella Arace, Carmine Scafuro, Questal. Quest'anno, almeno per me, non vorrei che ci fosse una pressione esagerata. Vorrei vedere i giocatori con grinta e cuore, ma avere voglia di divertirsi in campo. Secondo me è importante. Forza Lupi, Sabino Berardino, buonasera a tutti. Che bello vedere tutta la stampa unita. Un saluto a Mister Rastelli. Andiamo avanti tutti sulla stessa strada e non ci fermerà nessuno. Noi siamo l'Avellino Forza Lupi. Albino Reppucci. Saluta Luca Pontis. Mister, che tipo di lavoro devono fare i centrocampisti con questo modulo? Pensa che abbiano le caratteristiche per fare la doppia fase? Beh, insomma, Mister stava, stava spiegando. Vedre, vedremo Rastelli cosa combinerà. Io non sono un estimatore, ma vediamo cosa accade. Per ora prendo atto dell'ottimo lavoro di Perinetti, ma c'è ancora da fare. Carmine Scafuro, secondo me, se esce un giocatore in avanti, tutto dipende da Russo. Bisognerà prendere un centrocampista, centrocampista pinato, sarebbe l'ideale. Poi vi faccio una domanda al difensore centrale Glick svincolato, cosa pensi di Glick? Cosa abbastanza Sto Tantissimo, Inserici tra l'altro Pinato, Pinato sta per dare una risposta al Catania ecco, sì. per darne, darne un'altra poi io avrei chiesto una cosa a Massimo Rastelli sia come ha ritrovato Raffaele Russo che credo sia anche un po' l'ago della bilancia in questo, in questo reparto d'attacco perché immagino anche fra due o tre mesi un possibile Russo mezzo sinistro Varela mezzo destro e davanti uno tra Marconi e Patierno che possa dare anche un'alternativa tattica a Massimo Rastelli anche quando dicevamo il fatto che Lavellino in questo momento è in overbooking soltanto e in sovrannumero soltanto eh, la davanti è evidente di come lo sia perché 8 calciatori per tre posti. E poi anche come e quando è cambiata l'idea di Massimo Rastelli eh, sul, sul regista, sul metronomo, sull'uomo davanti alla difesa perché si è fatto un gran parlare da gennaio scorso di, di Mirko Gorio, comunque che è eh, un calciatore che avesse quel tipo di caratteristiche poi invece si è andati su un calciatore Franco. Ecco questo volevo anche, insomma, avremo modo di approfondirlo sicuramente. Però. Con le giuste. Ehm, ovvio, chiaramente diciamo tecni tecnic tecnicamente siamo a un altro livello già, perché ha raccolto quasi 200 sì. presenze in Serie B, 140. capitano del Cosenza. Eh, anche se comunque Daniele Franco è sicuramente un ottimo centrocampista per la Serie C, però diciamo che a volte poi il palmarese, il curriculum dà quella, quella risposta o almeno nella testa di Mister Rastelli in questo, questo momento. Volevo dire ad Albino Repucci che saluto che ci contesta Varela Mezzala e ci contesta la risposta dei Mister Rastelli su Paterno e Marconi, dice no, sono uguali e dice Pellegrino si è fissato con Varela. Mezzala, diglielo anche tu che Varela ha giocato no, mezzala. No, ma l'ha fatta, tanti, <ride> no, fatta tantissime volte, e poi che anche io non veda Varela mezzala in, in un 4-3-1-2, per la sua. Ultra offensività in quel ruolo, su questo possiamo essere assolutamente d'accordo. Tra l'altro, abbiamo già un'indicazione in vista delle probabili formazioni: ovvero che Varela e D'Angelo non giocheranno mai insieme in un centrocampa 3. Perché ha detto così come D'Angelo, non, non difende granché. Ma è chiaro che se hai D'Amico e Varela, è chiaro che giocheranno tre quartisti è, è solo per completezza, diciamo, di informazione. Certo. Il nostro lavoro e Cerchiamo di. Ehm... ma tra l'altro poi Patierno, io l'ho visto tantissime volte con la Virtus Francavilla. Sì, ha giocato in questo 3-5-1-1 l'anno scorso da, da, da centravanti puro. però è un centravanti talmente moderno che fa fare anche gol ai centrocampisti che si inseriscono. Immagino già il Marconi che l'anno scorso già veniva incontro a prendersi sì. tante mazzate eh, dietro la schiena eh, dai difensori centrali. Venire incontro, palla a Varela che imbuca per Patierno. Questo credo che sarà per anche. Me... Per insomma. me Marconi è molto, molto più prima punto, almeno in questa fase della loro carriera, perché Marconi non dimentichiamoci che è molto forte nel gioco aereo, lo terrei in area di rigore tutta la vita e poi sicuramente Patierno ci ha fatto vedere di essere molto bravo tecnicamente, di essere molto bravo a spaziare. Con le dovute proporzioni secondo me Patierno può essere il Benzema di Marconi, non un po' come Benzema faceva con Cristiano Ronaldo, adesso questo sarà il tormentone <ride> di tutto l'anno. Speriamo che Chicco Paterno ci faccia <ride> certo. la grazia e non mi faccia insomma, rinfacciare le tifosi. Tutto eh, questo. Siamo pronti per tornare a Palena. Ti è piaciuta la risposta sul su Trotta? Più che altro, che cosa pensi? Mi hai guardato in ci lavoro. <ride> ci, 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 lavori, pensi, ci, ci penso. Ha <ride> Risposta sul centrocampo, invece, non troppo completo. Ci ha detto Mister Rastelli. Per ora, però, ha detto per ora. Ci sono allora. degli elementi da valutare, sì. l'ha detto lui. Torniamo torniamo a Palena con Michelangelo Freda, Titi difesa Marchegino e Mister Massimo Rastelli. Eccoli qua, Michelangelo. qua, Michelangelo. Eh sì, eh, stiamo, abbiamo avuto qualche problemino tecnico, diciamo che il comune di Palena ha qualche difficoltà con la centralina elettrica, intanto a mister Rastelli consigliavamo un po' di acqua benedetta perché <ride> non è proprio il massimo questo è uscito, due volte che le si spegne la luce. Ma ritorniamo un po' alle domande eh, di attualità anche che dobbiamo liberare il mister, do subito la parola al direttore Marco Ingino. Ehm domande le farei tantissime però capisco insomma eh, il problema della luce che ci viene meno qua ci costringe a restringere allora eh, innanzitutto io non sono d'accordo non bisogna parlare del passato secondo me il passato sarà la nostra forza eh, nel senso che eh, dallo scorso anno si deve riscattare Massimo Rastelli si devono riscattare tanti calciatori si deve riscattare lo stesso Perinetti che non mi sembra che ha stravinto. Poi è chiaro che stava in una realtà dove c'era eh, un tal Cellino come presidente, quindi al massimo gli avrà fatto scegliere il primo allenatore e il resto l'ha fatto lui. Quindi c'è questa voglia di riscatto che eh, ritengo a comuni tutti. E non a caso, quando il primo giorno che arrivò Perinetti e si sparse una fake news, Perinetti chiede la testa di Rastelli, pensai, Rastelli è confermatissimo. A questo punto stanno nella stessa barca, e così è stato. Però, sempre per tornare al passato, che deve essere la nostra forza, noi lo scorso anno pure avevamo sulla carta qualitativamente qualcosa di importante. Però avevamo dei calciatori che, o fisicamente, non stavano bene o oh, me ne assumo io la responsabilità mentalmente diciamo che tenevano la concentrazione a tutt'altra parte ora questo ritiro secondo me già ci sta insegnando una cosa importante noi siamo partiti lo scorso anno con vari gruppetti Perinetti, il mister, già sono riusciti in questa fase ad escludere, che è una parola brutta, però chi è destinato altrove in questo momento non è qui e questo sta facendo sì che si crei davvero il gruppo. Non era semplice lo scorso anno, non per eh, spezzare una lancia per Marcone, no? ma allenarsi con Forte. Non era semplice per eh, Bernardotto, che eh, per lui arrivò come punta, allenarsi con eh, Maniero, che poi si sapeva già da giugno che sarebbe finito alla Turris Queste cose ce le siamo trascinati per un anno intero. Questa esperienza oggi l'abbiamo fatta. Perciò dico.. Finiremo questo ritiro, cerchiamo di capire davvero su chi possiamo puntare. Mi sembra su parecchia gente, ma alziamo di molto uh, la qualità. E poi, uh, mister, mh, quando io parlo di 3-4 innesti di qualità, cioè io, mh, Varela è uno che ci può far fare la differenza, uh, Russo ci può far fare la differenza, ma serve gente di grossa personalità, per esempio io. Ho in mente sempre il falletto della situazione, oggi è abbastanza chiusa la, la storia, perché abbiamo reso tre e mezzare. Ma dovesse prospettarsi l'occasione, io penso che noi non dobbiamo guardare in faccia chi abbiamo in questo momento lo dico sempre in una considerazione mia, ma migliorare quanto più è possibile questa squadra dal punto di vista eh, qualitativo. Detto questo, mh, Oh, la domanda, ho fatto, delle considerazioni, ho fatto delle considerazioni, la domanda la volevo portare invece sul... Vitale, stai su... Sto su prima TV, perciò... Un eh, portato, ma... un allora la porto sull'attualità della preparazione. Ho visto che eh, si è già iniziato. Con tattica, no, dal primo giorno, prima non era così, facevano 30-40 minuti di fondo. Avete eh, progettato già di fare una partenza veloce, non solo tatticamente, ma anche fisicamente? No, Marco, dal punto di vista fisico, abbiamo il nostro programma che portiamo avanti con Pietro Laporta e Fabio Esposito, dove naturalmente cerchiamo di mettere le basi dal punto di vista del lavoro a secco. E poi con la palla noi andiamo subito a... Abbiamo lavorato dal primo giorno dove stiamo cercando di mettere subito in chiaro quali sono le cose, gli obiettivi che vogliamo raggiungere con i miei collaboratori che mi stanno dando una grandissima mano dove con le loro eh, naturalmente capacità e <coughs> cerchiamo di curare tutti gli aspetti in tutti i settori del campo. Quindi stiamo facendo il lavoro sulla linea difensiva, eh, naturalmente con... <coughs> Lavoriamo su, su, su quei possessi che, che vanno a, a mettere in campo quelli che sono ripeto, i, i principi, che deve essere la mentalità che deve avere questa squadra. E andiamo poi a, a lavorare sulla finalizzazione, su quelli che sono gli ultimi 16 metri, che poi deve, deve essere il coronamento di tutto il lavoro che parte naturalmente da, da lontano. Quindi, è un lavoro che si integra alla perfezione, dove cerchiamo di caricare dove cerchiamo di, di valutare bene il carico di lavoro, dove naturalmente a fine allenamento con i GPS cerchiamo di, di capire se abbiamo raggiunto l'obiettivo, se c'è da integrare, se c'è da, da, da abbassare qualcosina e questo ci permette poi giorno dopo giorno di portare avanti eh, questa fase di preparazione cercando nel limite del possibile di portare tutti avanti, di non perdere nessuno, soprattutto su infortuni muscolari, perché poi infortuni di, da contrasto quelli sono... Purtroppo non ci possiamo fare niente, ma cercando di portarli eh, al massimo della condizione in maniera graduale. Naturalmente le preparazioni sono cambiate, le distanze sono cambiate, non ci sono più quelle distanze lunghe da, di una volta, ma da, già da quando ho iniziato io ad allenare ormai più di, di 14 anni fa, insomma, le, le distanze sono, si sono ridotte, si stanno avvicinando molto di più a quello che può essere. Eh, diciamo una corsa che fa il calciatore in una partita di calcio, quindi ci sono più distanze brevi, c'è cioè più intensità, ci sono più cambi di direzione, cose che naturalmente eh, si fanno durante una gara e questo ci permette naturalmente di avere eh, una brillantezza diversa rispetto a quei carichi di lavoro dove magari c'era bisogno di qualche mese in più da, per smaltire questo. Prima di dare la parola a Titti, perdone, una curiosità eh, a proposito dei chilometri: sono più chilometri erano più chilometri prima o sono uguali la distanza a livello di chilometri? Nel senso, dato che lei parla di lunghe distanze, era più breve, quindi diciamo è cambiato qualcosa anche in questo? Oppure diciamo, è cambiata soltanto la tipologia ma il chilometraggio dei giocatori è uguale? Guarda, eh, è, è cambiata la qualità del lavoro secondo me perché ripeto, lo andiamo ad improntare a quello che è più l'aspetto eh, dove il calciatore naturalmente in campo eh, fa determinati tipi di movimenti, quindi è difficile vedere un calciatore che faccia i 3.000 metri, noi facevamo i 3.000 metri, poi scendevamo i 2.000 metri, poi facevamo i 1.000 metri, le famosi piramidi, si scendeva, poi iniziava a fare... Eh, soprattutto nell'ultima settimana perché i, 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 i ritiri duravano quasi un mese, la maggior parte era di un mese e quindi magari nell'ultima settimana del ritiro iniziavi a fare i 100 metri, 200 metri, iniziavi un po' ad, ad abbassare. Adesso naturalmente cerchi di mettere una base dove naturalmente c'è poi eh, a sostegno un lavoro di forza in palestra. E, e poi attraverso, ripeto, le esercitazioni tecniche tu vai poi a, a creare quell'intensità dove il calciatore va in fatica, va sotto sforzo ed è quello che poi, sono quelle sollecitazioni che tu hai in partita perché ti ripeto, eh, tu puoi fare qualsiasi tipo di distanza molto lunga, è vero metti un po' di, come si dice, metti un po' di basi però poi alla fine le sollecitazioni veri e propri su quelli in campo, se, se devi fare 5 volte improvvisamente un cambio di direzione o devi fare eh, 10 metri di cambio di direzione avanti e indietro laterale perché l'avversario ti ha fatto dei movimenti, eh, tu lo fai più naturalmente facendo questo tipo di allenamento e cercando ripeto, attraverso il lavoro a secco di integrarlo ma soprattutto di, di creare la giusta base ma che un, rispetto al passato ripeto, è una metodologia diversa che nel calcio di adesso, insomma, non dico il 100%, ma il 90% dei, degli allenatori lavora in questo modo. Chiedo scusa, ti no, prego. È molto interessante, tra l'altro, conoscere tutte queste cose e capire bene il modo in cui lavora lo Stato. Eh sì, perché a distanza, sai, risulta no, sempre no, tutto no, è più È molto difficile, importante quando te lo spiegano, tante cose non le sappiamo. Uh, ci siamo divertiti oggi a vedere David Day che ha urlato tutto il tempo con i portieri <ride> proprio a martello pneumatico uh, allora Mister volevo chiederti perché poi ci sono i tifosi che ci scrivono anche in privato quindi mi chiedono di farti qualche domanda vabbè che chi ti aspetti chi è che potrebbe essere il leader? Questo non esclude voglio dire gli altri, chiaramente abbiamo visto uh, un tito, un dall'oglio, un pane che sono punti di riferimento. Se anche avete già individuato il capitano, questa è una mia curiosità perché avevamo insomma, sentito anche un po' l'umore dei tifosi per molti, insomma era giusto che lo fosse Fabio fosse Tito. Quindi tra i vecchi e i nuovi chi vede molto leader? E poi, eh, se chiudi gli occhi, no, e ti viene un'immagine in mente, un'immagine del passato, visto che poi. Quando parli, mi rendo conto del tempo che passa, mi rendo conto che dieci anni fa abbiamo vinto l'ultimo campionato e l'abbiamo vinto con te. Se ti viene in mente un'immagine forte del passato da giocatore e da allenatore dell'Avellino, che ti viene in mente, che ti fa venire i brividi e che vorresti rivivere. Allora, per quanto riguarda mm, la, la prima domanda che hai. Che hai fatto? Qual sì, era? Che verrà? Allora i leader vecchi e nuovi, il capitano. Guarda, ti, ti, ti rispondo con una frase fatta: veramente il leader deve essere, deve essere il gruppo, quest'anno Titti Deve essere il gruppo perché credo che ehm, se riesce a formare un gruppo granitico, un gruppo forte, dove veramente c'è un di intendi da parte di tutti noi, eh, chiunque riesce ad emergere. È normale che ci sono tante personalità all'interno di un gruppo squadra esatto. o in questo momento 26-27 calciatori dove naturalmente ognuno ha il proprio carattere ognuno ha la propria personalità però e... la personalità si è alzata di livello quest'anno assolutamente, no, abbiamo assolutamente. No, preso, bella, ti ripeto abbiamo preso giocatori bandiero. che comunque hanno giocato in categorie superiori sì. hanno giocato in squadre per vincere i campionati <coughs> quindi quella, quella personalità che comunque è mancata l'anno scorso e che ci serviva come il pane quest'anno abbiamo cercato di metterla e non è escluso che possiamo naturalmente mettere ancora qualcosina da qua alla fine, alla fine del mercato eh, è normale tetti, ri ripensando a qualche immagine del passato quando, quando vinci è normale sono quelle immagini che rimangono scolpite nella tua mente quindi le immagini di Catanzaro con gol di Ziconi dove tutti siamo andati a festeggiare sotto la curva rimangono indelebili naturalmente per me, per chi ha vissuto come voi quei momenti di quella cavalcata, di quella promozione in attesa, perché poi è anche vero questo, che quando poi si creano troppe aspettative, quando ci sono poi troppe pressioni, non sempre poi queste pressioni si riescono a gestire. Noi dobbiamo essere bravi a sapere qual è il nostro obiettivo, il percorso che vogliamo fare, dove vogliamo arrivare, però sapendo che non ci devono essere eccessive attese, eccessive pressione Perché questo ci può permettere, magari, di lavorare meglio e di poter ottenere risultati migliori. Donatemi, eh, per... sono sincero: no, no, non ho problemi. Per... Sì, volevo riprendere la linea non dello studio anche perché siamo praticamente in chiusura e dobbiamo anche liberare il mister per l'ultimissima domanda di. Di Pietro e poi salutiamo il mister. Prego Pietro velocemente. Sì. Due, tre insieme. Russo, mister, quando si aspetta di vedere il mio russo e come lo ha ritrovato, se ci può dare delle, una tempistica sull'infortunio, eh, se soprattutto visto che ha parlato di voglia di riscatto sì, all'inizio di questa chiacchierata, però si è parlato tanto anche di, di obiettivi. Dire fare meglio dell'anno scorso probabilmente sarebbe troppo facile in questo momento perché basterebbe anche il 14 posto, purtroppo eh, quindi se si è fissato un obiettivo per, questo, eh, per questa velina... Insomma, che, che presupposti ci sono anche in vista di un mercato tra l'altro aggiungo e chiudo eh, lei quando parla di tasselli che mancano parla sempre al plurale eh, dov'è a questo punto visto che c'è anche una lista da chiudere in questo momento c'è solo un tassello libero oltre il difensore centrale dov'è che andrebbe ad inserire questo ulteriore tassello almeno uno penso allora, per quanto riguarda Russo è, è normale che il, il suo è un infortunio comunque importante un infortunio dove le tempistiche, bene o male, se non ci sono degli incidenti di percorso, parliamo sempre più o meno sui cinque mesi per poterlo vedere magari mettersi a disposizione del gruppo. Lui ha lavorato alacremente in, queste, in questi mesi, è già diciamo a buon punto, prevediamo che possa essere completamente a disposizione. Dico un, un periodo più o meno di riferimento: può essere metà settembre, fine settembre. poi e quando vieni da questi tipi di infortuni dove sei fermo 6-7 mesi è normale, poi ci vorrà del tempo per poter entrare ad avere una condizione accettabile e lì bisogna poi stare anche attenti a non poi subire soprattutto quegli infortuni muscolari che questo tipo di infortunio, poi soprattutto nei primi mesi quando rientri eh, sia un po' più soggetti. Per quanto riguarda i tasselli, ti ripeto, sicuramente un centrale bisogna bisogna prenderla e poi come ho detto c'è il ritiro dove sto valutando tante situazioni col direttore ci confrontiamo continuamente, il ritiro qua c'è Luigi Condò dove naturalmente vede tutti gli allenamenti ci soffermiamo sempre a fine di ogni seduta di fare due chiacchiere per valutare un po' tante, tante cose, ripeto, ma senza, senza fretta, senza quella frenesia perché sappiamo che qualsiasi cosa faremo, se la faremo, cercheremo di farla nel miglior modo possibile Per quanto riguarda gli obiettivi che chiedeva Pietro di fare un campionato da protagonisti, credo che ad Avellino in Serie C non puoi fare non un campionato da protagonista, significa cercare di, eh, di essere una squadra eh, temuta in qualsiasi, in qualsiasi campo, che cerca comunque mm -hmm. di scendere in campo cercando di, di trarre il massimo da ogni partita, eh, di, avere, di, essere, di avere una squadra comunque sempre molto propositiva, che cerca di... Di fare la partita, sapendo che ci sono anche gli avversari, sappiamo che sicuramente non è ancora ufficiale, ma sarà un girone, un girone di ferro dove ci saranno tante piazze importanti, come l'Avellino, ci saranno tantissime altre piazze che vorranno fare un campionato di un, certo, di un certo livello. e Usando le parole che ha detto anche il direttore Perinetti in conferenza, vogliamo fare comunque un campionato avendo delle ambizioni e poi, in base a quello che. Sarà il percorso che riusciremo a fare, vediamo quello che, che riusciremo ad ottenere, ma siamo tutti consapevoli di quello che dobbiamo fare. Ecco, e allora uh, Mister la liberiamo, grazie mille, scongiurare. Però l'ultima battuta, per battuta per col Mister. Eh, per... Sì, l'ultima battuta col Mister, non conoscendo il suo grado di scaramanzia, Mister, però lì a Palena si pratica il torrentismo, cioè la camminata nel fiume Aventino, insomma, che è alle spalle del. Del campo sportivo, Massimo Oddo a suo tempo, allenatore del Pescara, lo fece e gli portò più che bene, se non ricordo male. Quindi, Mister, lei ci può pensare. Insomma, in una mezza giornata libera, lì a Palena, cioè anche questo: un tuffo subito. <ride> 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 Domani mi tuffo subito. Nella ventina. Aspetta, però io propongo sempre in <ride> eh. sempre mamma schiavona In se l'anno scorso non come... è <ride> che ha portato mente, molto bene a qui. Non lo diciamo. Va bene, allora Pellegrino, altre curiosità da studio, posso liberare il mister. Si parla tanto di questo film Aventino, Michelangelo, è veramente una banalità, una curiosità, però insomma quanto può fare bene i calciatori nel post-allenamento, insomma, rinfrescarsi un pochino. Poi c'è anche una questione muscolare, no? Di... Non voglio andare adesso nell'anatomia. Nell no, 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 è, è, è importantissimo. Mi sente? Posso? Sì, 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 prego, mister. No, no, Pellegrino è importantissimo perché comunque, <coughs> eh, essendo delle acque molto, molto fredde... Uh, soprattutto dopo una seduta molto intensa permette veramente alla muscolatura di, di rigenerarsi più velocemente no? uh, in altre circostanze quando non si ha questa fortuna si vanno a ricreare quelle condizioni mettendo dei grandi secchi con l'acqua ghiacciata con dei blocchi di ghiaccio noi fortunatamente abbiamo questo, questo fiume alle nostre spalle sono veramente a, a 10 metri dal dal, dal nostro spogliatoio, e quindi, ragazzi, stamattina, come hanno finito l'allenamento, sono subito corsi nel nel fiume e... E, domani... Eh, io... e, do e domani lo farò anch'io io oltre la caviglia non riesco ad andare, ad immergermi eh. Una... oggi ho visto dall'olio tranquillamente sì, no, va bene. Sì, qualcuno è proprio tuffato a... sì sì tranquillamente Fanno. allora Pellegrino direi di lasciare libero il Mister grazie mille grazie eh, a voi Mister Massimo grazie, Rastelli Marco. Domani, domani. e ci vediamo domani un saluto a tutti ci vediamo domani Mister prego eh, Michelangelo, tu e Andrea, Chiumiento, marcate stretto Mister Rastelli domani con la, la nostra super telecamera per immortalare questo, questo tuffo insomma del mister. Se non è domani, sarà dopodomani, lo perdoniamo. Non per certo, qualche... non ce lo perderemo per, qualche per qualche nulla volta. al mondo, io dire. Qualche... Salutiamo anche TT Festa e Marco Ingino. e Li ringraziamo chiaramente per, per essere stati con noi questa sera. sempre un piacere. Tra l'altro, devo dire che anche i nostri tifosi da casa hanno apprezzato molto questo nostro salotto stasera. Perdonaci, ho sentito che stavi ringraziando appunto della presenza sì. Marco e Titi stavamo salutando il mister. Non mi hai fatto cena. No, dai, ma io... uh, sì, non, non ti ho fatto cenno. Che... Vabbè, ora panino, sono le 10:30, qui chiude tutto, ce ne va a fa un panino, dai. Al di <ride> là della retorica, effettivamente si respira un'aria diversa e dal campo agli spalti mh, vedo una grande unità di intenti. In tutte le componenti, poi queste sono le premesse. Eh, come diceva il mister, siamo in una fase dove non c'è tensione, non c'è il risultato, non c'è nemmeno la polemica. Siamo tutti speranzosi, eh, aspettiamo, speriamo di mantenerla. Ma questa è la fase dove si crea il gruppo, dove si crea un po' le basi per raggiungere qualcosa di importante. Poi, è normale pure stasera avrei voluto fare 100.000 domande sì. al mister però Sgarbi Plescia ma se Plescia è venuto qua eh, in ritiro per eh, stare in prova dopo un giorno mi sembra anche ingeneroso dire cosa pensi di Plescia eh, stessa cosa tornare sempre sul passato cosa ti ha detto D'Agostino cosa hai chiesto a D'Agostino eh, oramai abbiamo voltato pagina effettivamente c'è una volontà secondo me di alzare l'asticella e di vincere. E io eh, però dico: abbiamo fatto 30, facciamo eh, 31, nel senso che per me manca a questa squadra ancora qualche elemento, ma qualche elemento di grosso spessore. Ecco, io prima facevo quel nome di Falletti, ma perché eh, è certificato che Falletti era uno dei primari obiettivi in quel ruolo che il Mister ha indicato come determinante, cioè. Questo uh, trequartista che ti deve dare il quid, la giocata finale per rinnescare Marconi e per rinnescare Patierno. Ora in Varella ci stanno queste qualità, in Russo, secondo me ci saranno queste qualità, in D'Amico possono emergere, però, certo, se tieni falletti tu cioè, parti 1-0, come faceva la Ternana. Eh? Eh sì, assolutamente, e, assolutamente, però... e cambia molto. Poi in panchina non me ne voglia, è andato via, puoi avere. Rastelli o Archimede Graziani c'è differenza, ma la giocata del singolo Passa, diciamo, la giocata del singolo si fa sentire poi in campo staremo a vedere che cosa accadrà. Io credo che in questo momento la prima cosa, il primo passo che si dovrà andare a fare l'inserimento di un difensore centrale importante, perché in questo momento credo che sia la cosa eh, più, più, come dire, più celere esatto da dover fare anche per andare a compattare quella linea difensiva e poi intervenire a centrocampo. I, me, I tre quartisti oramai sono chiusi, quindi dimentichiamoci lì un altro nome. Per Purtroppo sì, dura, però ehm? io ho una testa dura, perciò eh, dicevo prima... Sì, ma vi devo, mi devo salutare, prima, perdonatemi. Ci dobbiamo salutare anche perché dobbiamo dare la linea bene, a Di Maro ma con... Delietta Gold Summer Edition dobbiamo andare a, a Di Maro quindi grazie mille a Marco Ingino, tutti festa, grazie a Michelangelo Freda che ritroverete domani mattina alle 8.30 con Buongiorno Ritiro alle 10.30 con l'allenamento mattutino alle 17.30 con l'allenamento pomeridiano in diretta da Palena ciao ragazzi, grazie mille buonanotte, buona cena, buon proseguimento a voi lì a Palena e devo chiaramente ringraziare anche Pietro De Concilis di Radio Punto Nuovo per essere stato con me stasera, grazie mille Pietro a tutti alla prossima allora vi lascio come detto a Deleta Gola Summer Edition in collegamento da Di Maro, gli appuntamenti ce li siamo detti, li abbiamo ripetuti, finisce qui questa prima puntata di Notte Ritiro, grazie a tutti voi e buona serata a tutti.